Mi chiamo Fiona Hart. Ho una compagnia di ballo. Ambientato in larga parte in Puglia e diretto dal canadese Mark Bacci, A un passo dal sogno racconta una storia fra il bene e il male, fra il richiamo effimero del denaro e del potere e il valore del senso dello Stato e della famiglia. Una storia vera, ispirata a fatti realmente accaduti, a un carabiniere barese inizialmente disorientato nelle sue scelte di vita e professionali. Frank Cippone, uno dei protagonisti del film, ha raccontato come è nato il progetto A un passo dal sogno. È nata praticamente molto presto, alle 3 di notte, all'interno di una struttura militare, ero libero dal servizio, e avevo questi flashback di questa parentesi di vita, e un bel giorno, tormentato anche da alcuni momenti di questa parentesi, vedi anche il discorso sentimentale, perché era poco dopo finita questa storia bellissima d'amore, e ho voluto buttare giù questo soggetto. Io mi sono limitato a scrivere il soggetto, e poi dopo una settimana a montare da solo, ho montato un demo, ho messo su un po' di scene e ho presentato il progetto a John Credico e a Andrew Paulillo, che oltre a essere due bravissimi direttori della Lord Byron College, scuola conosciutissima a Bari, hanno dimostrato ad oggi di essere dei coraggiosi e bravissimi produttori. E questo per me è una doppia soddisfazione, aver conosciuto già all'epoca due persone così splendide. Consiglio sincero, mettiti a fare altro. John Credico, che assieme a Andrew Paulillo, direttori della Lord Byron College di Bari, ha scritto la sceneggiatura, ha dichiarato: tu ti svegli alle 3 di notte a pensare al film. Ah, abbiamo sempre io e il collega abbiamo scritto due libri insieme, non facciamo solo Lord Byron, e il film era l'idea da sempre di creare una storia che poteva essere di un gusto di tutti, ma non banale e non locale. Abbiamo capito che per fare un film in Italia o fai parte del giro o non sei del giro, quindi era inutile pensare di fare, abbiamo fatto qui per lì. E poi da lì siamo venuti qua. Però ho creduto molto nell'idea, nel concetto, perché abbiamo visto tanti di quei film di ballo, di chi va da niente a diventare uno star, però in ogni storia non pensavano mai alla vita che già hai dentro di te, e che nel film indica che noi portiamo con noi tutto il nostro passato, non viviamo solo i presenti, ma anche il passato, non possiamo scartare questo. La cosa particolare dell'Italia è che loro hanno capito, è che in Italia magari si sente un po' di più questo, abbiamo emozioni un po' più forti, per il resto è universale. Così te ne vai a Hollywood. Dopo il successo ottenuto al Film Festival Internazionale di Cinequest a San José in California, scegliendolo tra oltre 2000 film concorrenti, è stato definito un film meraviglioso. A un passo dal sogno viene programmato a partire dal 4 luglio nel Multiplex UCI Cinemas dei capoluoghi italiani e a Bari presso lo Showville di Mungivacca.